La sovietica entrava nel campo di sterminio di Auschwitz, liberando i pochi sopravvissuti e consegnando alla storia l'oscenità di un orrore che non poteva più essere smentito. Per questo il 27 gennaio è il giorno della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto, principalmente ebrei, ma non solo. E di questo parleremo in un'ampia pagina del nostro telegiornale con le varie commemorazioni che ci sono state in Toscana. Prima però do il benvenuto in studio, come ormai ogni sera questa settimana, ad Alessio Poggioni. Buonasera Alessio. Ciao, grazie. Chiara, buonasera a tutti. Per fare il punto sulla quarta giornata di votazioni a Roma per il Presidente della Repubblica. Allora Alessio, facciamo subito una fotografia di questa giornata. Ogni sera ci diciamo domani in fondo è un altro giorno, sarà quello decisivo. Anche oggi non è stato il giorno decisivo, lo diciamo subito, è un'altra fumata nera, il centrodestra si è astenuto, la coalizione, chiamiamola giallorossa, ha votato scheda bianca, questo per quanto riguarda l'astensione del centrodestra era più un modo di contarsi, ma diciamo è stata un'altra giornata interlocutoria, sì, di incontri in cui altri nomi comunque sono venuti fuori. Intanto dammi tu la tua fotografia di questa giornata. Sì, tra l'altro, come dire, così facciamo chiudiamo il cerchio anche rispetto alla doverosissima apertura sul 27 di gennaio. Il Presidente della Repubblica è una figura condivisa da tutti perché è il garante della Costituzione sopra qualsiasi livello, una Costituzione che si rifà molto ai valori dell'antifascismo. Questa mattina Liliana Segre, senatrice a vita, insomma, che è una delle memorie. Forse uno dei più bei regali che ha fatto Mattarella, esatto, al popolo italiano, no? Fare Liliana Segre senatrice a vita. Questa mattina è stata giustamente attenzionata dai media nazionali il momento in cui Liliana Segre votava, purtroppo un voto che poi si è disperso in un nulla di fatto, in un'ennesima fumata nera, anche oggi lo dicevi giustamente tu. 441 gli astenuti, che è il blocco di centrodestra che, se non altro, notizia di oggi, torna a votare compattamente, visto che ieri invece Fratelli d'Italia aveva appoggiato Crosetto, torna a votare compattamente, a non votare compattamente in questo caso. 261 le schede bianche, ci sono però forse la notizia anche rilevante, quindi vediamo, diciamo, tutti quelli che hanno raccolto più consensi, c'è la notizia rilevante di 166 voti a Mattarella, che non tanto perché sono una quarantina in più rispetto a quelli di ieri, ma perché, come molti dicono, sono, diciamo, potrebbero essere il blocco dei voti di chi all'interno del Movimento 5 Stelle non ha seguito l'indicazione di Conte, che insieme a Letta aveva detto votate scheda bianca, ma ha seguito in più invece l'indicazione di Di Maio. Insomma, potrebbero essere la truppa dei Di Maiani, insomma di quelli che stanno sotto Di Maio, che vogliono dare un segnale diverso rispetto alla leadership di Conte. Sono le dietrologie, ciò che rimane sulla carta è un nulla di fatto, una fumata nera e un esito per le elezioni del Presidente della Repubblica forse non ancora così vicino. Diciamo subito che questi 166 voti a Mattarella segnalano da un lato il fatto, insomma, ormai l'abbiamo capito, che il gruppo del Movimento 5 Stelle è quello più ingovernabile, dall'altro forse anche uno sgarbo istituzionale, nel senso che non si tira per la giacchetta senza chiederglielo prima in maniera unitaria l'ex Presidente della Repubblica. Dicevamo però ci sono appunto dei nomi nuovi su cui effettivamente un po' tutti i gruppi sembrano trovarsi d'accordo. Stasera alle 21, doveva essere alle 19, poi è stato posticipato, ci sarà l'incontro del centro destra su cui appunto tutti i gruppi sembrano essere abbastanza d'accordo, però vediamo se sono i soliti nomi di facciata per poi coprirne uno che sarà ben voluto da tutti, e sono Elisabetta Belloni, Sabino Cassese e poi rimangono ancora Casini e Draghi comunque in corsa. Io come al solito porto un petalo della rosa nel giardino del nostro territorio, ricordando che Elisabetta Belloni è romana, però ha una casa a Monte San Savino, quindi conosce bene la nostra regione, anche se l'ha eletta come luogo di riposo, diciamo così. Sì, e sono tutti nomi ovviamente autorevoli, diciamo che poi su questi già si sono mossi ovviamente i veti, perché ormai un po' il leitmotiv di questa elezione è questo, cioè vengono fatte delle proposte spesso e volentieri dal centrodestra, che comunque ha una truppa parlamentare più ingente, anche se non abbastanza da poter eleggere in autonomia, diciamo così, un Presidente della Repubblica, e che più spesso vengono poi bocciati, diciamo così, dalle altri gruppi. In particolare Belloni non piacerebbe a alcuni partiti del centro, si è espresso ad esempio Nencini, oggi ha detto non si capisce perché, insomma, una personalità che è stata ai servizi segreti è difficile farle fare il salto, cioè ancora, a capo dei servizi segreti, messa lì da Draghi tra l'altro è difficile possa andare a fare il Presidente della Repubblica per una questione di intrecci istituzionali, diciamo, di cariche e di ruoli. Dall'altra parte Sabino Cassese è una figura che invece metterebbe d'accordo molti, sicuramente ad esempio piace molto a Fratelli d'Italia.
Italia, diciamo dalla sua c'è una questione forse anagrafica che ovviamente nessuno tira fuori anche per rispetto, ma che non lo tiene un pochino fuori dai giochi. Lui stesso ha detto lasciatemi fare il professore, ma insomma è che questo evidentemente gli piace. È comunque uno dei nomi da ex, come dire, del ex membro ex giudice della Corte Costituzionale, uno dei nomi autorevoli, diciamo, in questo tipo di elezioni, perché no? Ecco. Alessio, una fotografia di quello che accadrà domani, possiamo dire sarà la giornata decisiva? In molti pensano tuttora che potrebbe essere la giornata decisiva. Io credo che la quarta votazione fosse ancora il momento in cui si poteva cercare di avanzare dei candidati, diciamo così, di bandiera. Dalla quinta votazione sarà invece, bisognerà per forza fare un passo indietro, dovranno farlo i partiti, i gruppi parlamentari, forse potrebbe essere la giornata decisiva. Ritorna in auge in questo senso anche il nome di Mario Draghi, che oggi ha raccolto 5 voti scappati di mano a qualcuno, diciamo così, però in qualche modo dalla quinta, sesta votazione è il nome che oggi tiene insieme la maggioranza più ampia di governo e che se dovesse salire al Quirinale garantirebbe anche probabilmente una continuazione a questo governo, seppur bisogna capire con chi a capo, che non guasta in questo periodo. Maggioranza che, ricordiamolo, da oggi si è abbassata, il quorum si è abbassato. Stasera naturalmente a Telegram, in prima serata su Toscana TV, parlerete di questo, chi saranno i suoi ospiti? Stasera parleremo di questo, lo faremo ovviamente riferito anche alla Toscana, perché poi gli scenari che avvengono in seguito all'elezione del Presidente della Repubblica sono veri e propri terremoti anche nei partiti, anche locali, e quindi avremo Andrea Barabotti, che è responsabile dell'organizzazione della Lega in Toscana, Federico Gianassi del Partito Democratico, e poi a darci una mano ci saranno Raffaele Palumbo di Controradio, Luciano Bozzo, che è professore di studi internazionali all'Università di Firenze, e poi tanti collegamenti, Riccardo Nencini, Erika Mazzetti di Forza Italia, insomma tanti contributi per una serata all'insegna, diciamo, del Quirinale, soprattutto in chiave toscana. Grazie, grazie Alessio, grazie, ci seguiremo. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, come avevo detto, proseguendo con la giornata della memoria, iniziando dal meeting che si è svolto soprattutto online al Teatro della Compagnia Firenze, meeting regionale in attesa di poter ripristinare il treno della memoria. Vediamo. In occasione del giorno della memoria, il Memoriale Italiano di Auschwitz a Firenze apre le sue porte per una serie di visite straordinarie, gratuite da oggi a lunedì 31 gennaio. Le istituzioni, come ogni anno, si sono riunite per ricordare le vittime della Shoah. Se vogliamo ricordare, dobbiamo conoscere, dobbiamo combattere contro l'ignoranza che porta all'odio, all'incoscienza e alla discriminazione, ha detto il sindaco Dario Nardella nel suo intervento e ha raccontato il suo viaggio della memoria che fece a 18 anni ad Auschwitz. E non dimenticherò mai quello che ho sentito e che ho visto, l'odio più profondo, indescrivibile, un odio che non puoi immaginare che possa nascere da un essere umano, però solo vedendo, solo conoscendo ti rendi conto di cosa è stata la Shoah, di cosa sono state le persecuzioni dei nazisti. Il sindaco invita i ragazzi di tutta Italia a visitare i campi di concentramento. Che vadano a vedere di cosa è stato capace l'uomo e che queste cose non devono mai più avvenire. Ecco, questi viaggi dovrebbero diventare obbligatori nei programmi scolastici di tutta Italia. Se i giovani devono essere educati alla memoria, lo stesso lavoro deve essere fatto anche sugli adulti. In questo periodo di pandemia e non solo, ma che ha visto troppo spesso associare le restrizioni Covid al nazismo e alle discriminazioni contro gli ebrei perseguitati. Un filone portato avanti dai Novax e dai No Green Pass, a scendere in piazza con tanto di divise da deportati e stelle di Davide sul petto. Non scherziamo e non usiamo il dolore immenso di milioni e milioni di persone per delle battaglie che io peraltro trovo anche sbagliate. Oggi, nel giorno della memoria, si ricordano le vittime dell'Olocausto. L'aggressione a Campiglia Marittima a un bambino di 12 anni picchiato e insultato da due quindicenni con epiteti razzisti inneggiando ai forni crematori alla Shoah riapre uno squarcio, un fallimento di una società che non è andata avanti sul fronte del rispetto verso l'altro. Questa sera è prevista una fiaccolata per scongiurare altri episodi di questo tipo. Io voglio approfittare per mandare da qua un abbraccio al bambino e alla famiglia del bambino che è stato
aggredito, insultato a Campiglia Marittima nel nostro territorio. Stasera insieme al Presidente Gianni sarò alla fiaccolata della memoria che è stata organizzata per dire con forza che la Toscana è una terra accogliente, solidale, una terra aperta, plurale, inclusiva, una terra che non accetta discriminazioni e violenze, non accetta di poter tornare agli anni più bui e vergognosi della nostra storia recente. Il nostro paese ha visto quella macchia indelebile, quella vergogna delle leggi razziali. La memoria deve sopravvivere, deve essere portata avanti dai giovani. La Shoah non è iniziata con le camere a gas, la Shoah è iniziata quando si è fatto la differenza tra noi e loro, e il noi e loro ha creato dei capri espiatori, ha dato la colpa dei problemi del tempo solo ad una parte della società, e noi viviamo in un momento difficile anche di crisi economica, il rincaro delle bollette, quindi si rischia di dare la colpa soltanto ad una parte della società. Ecco perché noi dobbiamo essere coscienti che queste parole, l'utilizzo di parole, l'utilizzo di offese è l'inizio di una violenza che può portare a casi che noi abbiamo già vissuto. Non è che bisogna fare tutta l'erba un fascio. Sta di fatto che se quel bambino non è stato difeso da nessuno, questo è un problema per la nostra comunità. A Pistoia, medaglie d'onore per 4 deportati. Serve non dimenticare perché, ahimè, i germi di quella violenza, di quell'odio sporadici fortunatamente, ma si intravedono ancora oggi. Recentemente, qualche giorno fa, abbiamo assistito a un episodio vile proprio in questa regione, in questi territori, a Livorno, e quindi questo ci dice come bisogna tenere alta l'attenzione, come sia importante e come sia importante parlarne. Così il prefetto di Pistoia, Cerlando Iorio, a margine della cerimonia commemorativa del giorno della memoria che si è svolta stamani in Piazza della Resistenza, durante la quale è stata scoperta una targa per ricordare Renato Moscato, ambulante pistoiese ebreo deportato ad Auschwitz e vittima della Shoah. Il prefetto ha poi consegnato la medaglia d'onore alla memoria ai congiunti di 4 internati militari originari della provincia di Pistoia, Giuseppe Luigi Camillo, Roberto Innocenti, Otello Pelagalli e Ernesto Prato. Segno tangibile che la città con tutte le sue istituzioni fa questo esercizio di memoria e appunto attraverso le riconoscenze, ripeto, ma tutto un calendario ricchissimo, e invito i cittadini a partecipare. Stasera ci sarà un bellissimo concerto di musica ebraica al Teatro Bolognini, ma sono veramente tante le associazioni che con un piccolo segnale, una piccola presentazione di un volume, una giornata come questa, hanno voluto dare il loro contributo. Ogni anno questo calendario è veramente ricco e importante, e quest'anno appunto attraverso l'onorificenza e la prefettura lo è ancora di più. A Grosseto sono state simbolicamente lucidate le pietre d'inciampo. Lucidate le pietre d'inciampo e deposto un mazzo di fiori da parte del prefetto. A Grosseto è stata organizzata davanti al municipio la commemorazione istituzionale della giornata della memoria da parte dell'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea e dall'ANPI provinciale Norma Parenti di Grosseto. Una cerimonia di lucidatura simbolica delle pietre d'inciampo in ricordo dei 3 deportati politici della provincia di Grosseto, Bellucci, Italo Ragni e Giuseppe Scopetani. Parliamo di date che sono fortemente simboliche, ma che al contempo sono carne viva, perché fanno parte del nostro vissuto, fanno parte della nostra esperienza, a volte fanno parte anche delle nostre famiglie. L'importanza di diffondere la conoscenza della storia, dei fatti che sono avvenuti prima di noi, proprio perché non si debbano ripetere. Oggi nel nostro paese ci sono da più parti fantasiosi ricostruzioni di quegli anni. Il risultato è che sono in aumento anche nel nostro paese gli atti di antisemitismo e di razzismo, proprio come è successo a Venturina. Era doveroso anche da parte dell'amministrazione ricordare questi nostri 3 concittadini e soprattutto di tramandare alle giovani generazioni. Non esiste nessun assurdo revisionismo storico, quello che è stato è storia, e c'è una condanna della storia per certi fatti. E da oggi anche Empoli ha la sua pietra di inciampo, la prima di molte.
è dedicata a Remo Giovanni Burlò, deportato nel campo di concentramento di Ebensee in Austria, la prima pietra d'inciampo posata nel centro storico di Empoli, oggi in occasione del giorno della memoria. Le pietre d'inciampo sono le targhe nottone che ricordano il nome di chi in quel luogo fu vittima della deportazione nazista e fascista. La cerimonia fa parte di un progetto che porterà a Empoli nel 2022 altre 21 pietre d'inciampo in memoria dei deportati della ex vetreria Taddei, partiti l'8 marzo 1944 per i campi di concentramento e mai più tornati. In totale nel 2023 saranno 47 le pietre collocate nella città di Empoli. È importante dare anche un nuovo significato a questi appuntamenti per fare in modo che soprattutto le nuove generazioni non dimentichino e riescano a attualizzare quello che la storia ci ha insegnato. Da oggi a Empoli abbiamo una prima pietra d'inciampo in centro storico in Via Chiara che ricorda uno dei nostri 47 concittadini deportati e morti nei campi di sterminio nazisti, si tratta di Remo Burlon e sono molto contenta che la nostra città abbia aderito a questo progetto che è un progetto europeo a tutti gli effetti perché l'Europa di oggi è figlia purtroppo di quell'orrore e se lo dimentichiamo saremo condannati a riviverlo. Apriamo la pagina di cronaca, c'è l'ombra del riciclaggio su un terreno agricolo a Chiusdino. Nella lista del sequestro preventivo avvenuto a Chiusdino in provincia di Siena, a seguito di un'indagine condotta dalla DIA e dalla squadra mobile della Questura di Firenze, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ci sono un fondo agricolo, vecchi fabbricati ed annessi rurali, 350 ettari di terreno per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Potrebbe essere un nuovo tassello che va ad aggiungersi alla storia di una Toscana sempre più appetibile per la criminalità organizzata. Torna infatti il nome della cosca calabrese Grande Aracri di Cutro, collegata all'inchiesta Cheu e all'imprenditore Francesco Le Rose. Il sequestro in territorio senese ha coinvolto due imprenditori di origini calabresi che avrebbero avuto collegamenti con la stessa cosca oltre a quella di Petilia Policastro per l'acquisto nel 2007 dei beni oggi posti sotto sequestro. I due indagati, secondo la DDA, si sarebbero messi a disposizione delle cosche per consentire investimenti dell'andrangheta in Toscana. Se così fosse, l'ombra del riciclo sarebbe concreta. A Pistoia adesso per una truffa ai danni di un'anziana, vediamo di che si tratta. Approfittando del rapporto di consulenza finanziaria dello stato di vulnerabilità di una donna anziana e del figlio ritenuto un soggetto fragile, avrebbe, carpendo la loro fiducia, sottratto ingenti quantitativi di denaro ai due malcapitati. Per questo una dipendente di una nota compagnia di assicurazione ed investimento, società estranea ai fatti, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Pistoia al termine di un'indagine coordinata dalla locale procura per truffa aggravata, appropriazione indebita ed indebito utilizzo delle carte di credito. Alla donna denunciata, una 38enne italiana residente ad Agliana, sono stati sequestrati beni immobili, mobili e conti correnti per circa 100.000 euro. La consulente, carpendo la fiducia della signora e del figlio, entrata in possesso delle loro carte bancarie, avrebbe effettuato sistematici prelievi di denaro contante, convincendo anche i due ad effettuare dei disinvestimenti con il pretesto di utilizzare la relativa provvista di cui invece si appropriava in prodotti più remunerativi. L'attività investigativa è stata eseguita mediante perquisizioni, acquisizioni di registrazioni video presso vari istituti di credito e di documentazione, oltre all'assunzione di numerose dichiarazioni testimoniali e accertamenti tecnici su numerosi rapporti bancari. Non si hanno più notizie di un noto commercialista di Follonica. Scompare senza lasciare traccia un noto commercialista follonichese. È dal primo pomeriggio di ieri che di Riccardo Bertocci se ne sono perse le tracce. Il consulente del lavoro è uscito ieri dal suo studio e con l'auto ha raggiunto Grosseto, dove aveva un appuntamento all'Agenzia delle Entrate.
La moglie alle 13.30 ha chiamato i due cellulari in possesso dell'uomo che sono risultati spenti. L'auto è stata ritrovata nel parcheggio della stazione di Grosseto, aperta e con dentro le chiavi. La prefettura ha immediatamente attivato il piano persone scomparse per coordinare le ricerche e sono state acquisite le telecamere del parcheggio della stazione. L'uomo, corporatura media, è alto 1,85 m, capelli brizzolati, occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava un giaccone nero e jeans blu. Riccardo è un professionista molto conosciuto ed apprezzato a Follonica per la sua attività professionale, ma anche per le attività che intraprende nel mondo del volontariato, visto che ricopre il ruolo di revisore dei conti della sezione Avis di Follonica, intitolata al padre. Intanto la notizia della scomparsa è stata ripresa anche ieri sera e rilanciata dal programma di Rai 3 Chi l'ha visto. Chi dovesse avvistarlo o avere notizie di lui, contatti immediatamente il 112. Open Day, ovvero la vaccinazione senza bisogno di prenotazione per i bambini toscani tra i 5 e gli 11 anni. Da oggi, fa sapere la Regione, e per le prossime settimane si intensifica la proposta vaccinale anti-Covid con l'accesso libero alla somministrazione con ampie finestre orarie per agevolare le famiglie. In alternativa è naturalmente possibile sempre prenotarsi sul portale dove saranno previsti gli Open Day e sul sito proprio della Regione Toscana. Parliamo adesso di Sesto Fiorentino, dove c'è stato un potenziamento dell'acquedotto. Al via i lavori di potenziamento dell'acquedotto nel territorio di Sesto Fiorentino, dove negli ultimi anni ci sono stati grossi problemi di approvvigionamento idrico, soprattutto nella parte alta del comune, tra Quinto, Querceto e Colonnata, zone dove ad agosto i residenti si sono dovuti rifornire alle autobotti di Publiacqua. Cambiamo, diciamo, il flusso dell'acqua. A seguito di questo lavoro, che è un lavoro da 2 anni e mezzo, da 5 milioni di euro di investimenti, il serbatoio viene alimentato direttamente dall'autostrada dell'acqua, quindi bypassa il sistema acquedottistico della parte alta del comune, e poi sarà il serbatoio che per gravità servirà queste aree. Tutto questo sistema, che è un sistema, come dire, una tecnica ingegneristica, consente il perseguimento di una serie di obiettivi. Innanzitutto quella di mantenere sempre in pressione l'acquedotto di Sesto, sia la parte metropolitana che la parte alta, quindi di Colonnata, di Quinto Alto, e consente inoltre di ridurre le perdite, perché il sistema attuale deve mettere sempre in eccessiva pressione l'acquedotto della parte bassa. Un progetto che metterà in sicurezza l'approvvigionamento idrico per tutta la nostra città, in particolare per la parte alta collinare, che solitamente ha dei problemi di approvvigionamento, quindi un investimento importante coperti da risorse del PNRR, e credo sia un avvio di lavori assolutamente molto atteso e molto importante per la nostra città. Natale è ormai passato, ma gli abeti possono essere recuperati. Guardate a Castiglione della Pescaia. L'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha raggiunto un accordo con l'Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto per ospitare 200 alberi di Natale presso l'azienda agraria di Macchia Scandona. Gli abeti acquistati dal comune per abbellire le vie e le piazze di tutto il territorio durante il periodo delle festività natalizie sono stati presi in cura dalle sapienti mani degli operatori che da anni lavorano nell'azienda e saranno restituiti all'ente pubblico castiglionese il prossimo mese di dicembre, in modo da tornare a decorare il capoluogo e le quattro frazioni. Il fatto di riuscire a ridare una nuova vita o una nuova speranza a queste 200 piante di abete che hanno fatto bella mostra di sé per tutti questi giorni delle festività natalizie nel nostro capoluogo e nelle nostre fazioni, speriamo sia di buon auspicio affinché il prossimo anno tornino ancora ad allietare, ad abbellire le nostre strade. Questo è un progetto che avevamo iniziato anche l'anno scorso proprio come Istituto Leopoldo II di Lorena. Quest'anno c'è stata l'occasione di collaborare con il comune di Castiglione della Pescaia e noi abbiamo sposato l'idea del sindaco. Questo è un modo per andare verso un sistema ecologico di conservazione delle piante. È un progetto molto ampio, perché si parla sia di ripiantumare delle pinete, delle zone bruciate e delle zone dove mancano i pini, si parla anche di rimettere a posto tutte le rotatorie, tutti i giardini, tutte quelle zone
a verde sono state in qualche modo anche tralasciate oppure cambiate. Mi fermo qui, ma vi ricordo che questa sera su Toscana TV in prima serata, dopo lo sport e notizie di Prato TG, Alessio Poggioni con i suoi ospiti a Telegram, ore 21:20, parlerà di questa quarta giornata di elezioni e di stallo al Quirinale. Intanto vi auguro una buona serata in nostra compagnia.